Benvenuti e benvenute in questa nuova analisi dei Servant di Fate Grand Order. La protagonista di oggi è la fata, nonché vampira, Baoban Sith. In questo caso parlo di un personaggio la cui storia non mi piace per niente, ma che adoro per via del suo design. E lo avevo già detto. Il mio unico problema con lei è come è stata gestita nella Lost Belt, perché al di fuori di essa, lo giuro, lei mi piace. Adoro i suoi primi due stage, l'eleganza della sua posa e la raffinatezza dei suoi vestiti. Insomma, è davvero degna di lode e sono innamorato dal suo design, seriamente. Per me quello è un 10 su 10. Il terzo stage è carino. Non dirò che ha un brutto design lì, perché non è così, ma preferisco i primi due. Specialmente perché quando gioco con il terzo stage di Baoban Sith, insomma, sto un po' male per lei, perché sembra quasi una ragazza che sta venendo torturata o qualcosa del genere, e non piace un granché. Quindi, sì, meglio i primi due. Ma questi, come sapete, sono solo gusti personali. Andiamo avanti, dunque, e parliamo delle sue statistiche. Prima di tutto, è una Archer dorata 4 stelle. I suoi HP massimi arrivano a 12.127, il suo attacco massimo arriva a 9.450. Ha un valore di assorbimento stelle pari a 147. Il valore di generazione di stelle è dell'8,1% e rigenera uno 0,58% di Noble Phantasm per colpo e il 3% quando subisce un colpo. Infine ha un death rate pari al 31,5%. Le sue command cards sono due quick con 4 colpi ciascuna, due arts con 3 colpi ciascuna, una buster con 3 colpi e infine 5 attacchi extra. Parliamo dunque delle sue abilità. La sua prima abilità è Grimalkin di grado A. Aumenta le prestazioni delle proprie carte quick per 3 turni da un minimo del 30% fino ad un massimo del 40%. Garantisce a se stessa invincibilità per un turno. In più garantisce a tutta la squadra l'evasione per un solo attacco e, come se non bastasse, infligge 500 danni a tutta la squadra, eccetto se stessa, ovviamente. Sia chiaro, non c'è il rischio che lei uccida i suoi alleati, almeno questo. La sua seconda abilità è Blessed Shion di grado X. Sigilla il Noble Phantasm e le abilità di tutti i nemici per un turno. In più aumenta il proprio Noble Phantasm da un minimo del 20% fino ad un massimo del 30%. La sua terza abilità è Fae Vampirism di grado A. Mai ho saputo come leggere quel cazzo di Fae. Non lo saprò mai probabilmente. Comunque sia. Assorbe da un minimo di 2000 ad un massimo di 3000 HP da un nemico senza ucciderlo. Ha una probabilità di diminuire anche il Noble Phantasm di questo. Probabilità che fluttua da un minimo dell'80% fino ad un massimo del 100%. E infine aumenta il proprio Noble Phantasm da un minimo del 20% fino ad un massimo del 30%. Le sue abilità passive sono Magic Resistance di grado X, che aumenta la resistenza ai debuff del 25%, Riding, che aumenta le prestazioni delle carte quick del 10%, e infine Territory Creation di grado A, che aumenta le prestazioni delle carte Hearts del 10%. La sua Append Skill, sulla quale ci concentriamo, è Anti-Alter Ego Attack Damage Aptitude, che aumenta i danni inflitti ai Servant di classe Alter Ego da un minimo del 20% fino ad un massimo del 30%. I suoi attributi sono Forza A, Agilità A, Fortuna D, Resistenza C, Mana B, Noble Phantasm e a proposito del suo Noble Phantasm, esso si chiama Fetch, Fail Note. Ignora l'evasione del nemico e gli infligge danno. In più, gli incolla una bella maledizione, la quale per 5 turni gli infligge 1000 danni. Grazie all'Overcharge può infliggere uno stato chiamato Evil Curse che aumenta i danni della maledizione. Dunque, detto questo, possiamo parlare della Servant, quindi vi dico cosa ne penso. E ok, giocare con lei è una strana esperienza, sarò sincero. Il suo kit dispone di tutto ciò che è necessario, sia per farla durare di più sul campo di battaglia che per ostacolare il nemico. Il vero problema di Baoban Sith non sono le sue abilità prese singolarmente, ognuna di esse infatti è buona. Il fatto è che quando le si guarda ci si rende conto che lei non è come Melusine, ovvero è una che vuole pungere il nemico, ma è difficile che infligga un'enorme quantità di danni. Si pensi al fatto che non ha abilità che rafforza un attacco, però tutte e tre le sue abilità hanno due comuni denominatori. Il primo, il dare fastidio al nemico, il secondo, il cercare di fare il Noble Phantasm per rompere ancora di più le palle al nemico. Partiamo dal primo aspetto. Tutte e tre le abilità servono per mettere in difficoltà il nemico e per allungare la battaglia il più possibile. Ne sono un esempio l'evasione e l'invincibilità della prima abilità, i sigilli della seconda e gli assorbimenti della terza. Nel secondo aspetto, invece, vediamo che tutte e tre le abilità ruotano attorno al Noble Phantasm. Infatti, nella prima si aumenta la prestazione delle carte quick e il Noble Phantasm è di tipo quick. Nella seconda e nella terza si aumenta, nello specifico, il Noble Phantasm. Alla fine dei conti, Baoban Sith
Sith non è l'archer più forte del roster di Fate Grand Order, anzi uno può notare che da sola non può gestire la battaglia, perché il suo scopo non è fare tanti danni, è bensì punzecchiare come fosse una zanzara il nemico. Questo non significa che dovete sottovalutarla, anzi è sicuramente una buona archer, ma ok, siamo sinceri, mentirei se dicessi che è la migliore, perché non lo è. Ecco, dalla mia esperienza personale posso dire che questa archer è, diciamo, un 7, 7 e mezzo. Se dovessi prendere in considerazione i miei servant di classe archer e se dovessi metterli in ordine di potenza, posizionerei Ishtar al vertice, Robin Hood al fondo e Bauban Sith più o meno in mezzo. Ecco, non è eccelsa, ma non è neanche scarsa. Può aiutare molto, ma non bisogna affidarsi troppo a lei. Le CE che uso con lei sono White Garden, Imagining Around, e una volta mi pare che le abbia dato Cheer for Master, più per cazzeggio che altro, sarò sincero. Ora, tralasciando questo, parliamo della sua biografia. Ok, cosa c'è da dire sulla sua biografia, seriamente? Praticamente è una ripetizione di ciò che è già stato detto nella Lost Belt Avalon Le Fay. Bauban Sith è una sadica, crudele, una gran figlia di puttana, una cocca di mamma, che è ossessionata dalle scarpe a tacco e... beh, basta! La cosa interessante è che danno molta importanza a questa sua relazione con la madre, ovvero Morgana, ed è ovvio che quella vuole essere presentata come una prova che in Bauban Sith esiste almeno qualcosa, qualcosina, dai, di buono. Il fatto è che, come già dissi tempo fa, se tu vuoi creare un personaggio che vuole portare sofferenza solo per il puro gusto di farlo, e tale personaggio odia tutto e tutti, non ha bisogno di avere una persona a cui è legata, altrimenti l'intera struttura, diciamo pure così, inizia a sgretolarsi, non so se mi capite. Stona un po' con l'archetipo che è stato costruito. Ecco, questo è quello che voglio dire. Se Bauban Sith è una pura forza del caos, il fatto che lei abbia questi sentimenti per Morgana non è di per sé un grave problema, ma la fa sembrare solo una poveretta che, appunto, come viene detto nella biografia, agisce in quel modo solo perché non è amata. Oh, povera lei! Ed è per questa ragione che odia tutte le fate, tutti gli umani, anche se, comunque va detto, non ha mai fatto del male a Barghest oppure a Melusine o ad altre fate fedeli a Morgana, e non mi sembra che abbia mai torturato Beryl Gut, e non ha neanche pensato di tradire Spriggan o di ucciderlo o di fare chissà che cosa con lui. Anzi, si può considerare questa forza distruttiva qualcosa di un pochino più simile ad una sociopatica, che qualche volta si comporta a modo, ma qualche altra volta, a cazzo di cane, decide di uccidere qualcuno. Quindi, sì... ok, per essere una che ha occhi e orecchie solo per la madre, Bauban Sith è una che si lascia facilmente influenzare dalle persone, vorrei aggiungere. A uno basta semplicemente ricordare il rapporto con Beryl Gut nella Lost Belt, o quello che avrà successivamente con il Master di Caldea dopo la Lost Belt. Anche se per quest'ultimo qualcuno potrebbe argomentare che stiamo assistendo all'evoluzione di Bauban Sith. E sapete una cosa? Lo accetto. Diciamo pure che tutto il rapporto con il Master di Caldea fa tutto parte di una evoluzione del personaggio. Ok, non ho intenzione di bastonare questo personaggio più del necessario, anche perché, sarò sincero, non saprei più dove colpire. Insomma, a conti fatti c'è davvero poco da dire su Bauban Sith. Forse, quasi sicuramente, avevo già detto che Bauban Sith è molto superficiale come personaggio. Forse l'ho detto nella recensione della Lost Belt. Rispetto a Barghest e a Melusine, questa vampira è la meno interessante. Mi dispiace dirlo, ma è sfortunatamente così. Comunque sia, tralasciando questo, anche se posso accettare il fatto che il suo rapporto con il Master è un rapporto che serve per dimostrare che lei comunque cambia come personaggio, che lei inizia a legarsi poi agli esseri umani e via così. Comunque sia, prima ancora di incontrare il Master, lei è comunque una persona facilmente influenzabile dagli altri. Ciò significa che questo suo rapporto, questa sua ossessione verso la madre, questa sua obbedienza nei confronti di Morgana è, possiamo dire così, parziale. Non è che ha occhi e orecchie solo per Morgana, in realtà ha occhi e orecchie un po' per chiunque abbia, diciamo pure così, abbastanza potere da riuscire a manipolarla, da riuscire a assoggettarla psicologicamente. Beryl Gut un esempio di questo. Il che ci fa comprendere che sì, in teoria Bauban Sith è solo legata alla madre, ma nella pratica lei è un po' legata a chiunque abbia un pochino più di autostima rispetto a lei. In effetti questo è un po' il problema. Lei, più che essere una persona che ce l'ha con le fate, suona certe volte come una che è sociopatica e ha anche una bassissima autostima. Almeno questa sembrerebbe l'immagine. Però forse mi sbaglio, E molte di queste cose sono sicuro di averle già dette nella recensione, e dunque non ho intenzione di ripetermi. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete potete iscrivervi al canale e potete anche leggere ciò che io scrivo. In descrizione troverete il link e tutto il resto. Ora, se non vi dispiace, devo andare. Ci sono altri servant che mi aspettano, e fra questi c'è anche Barghest. Quindi, alla prossima. Statemi bene, ok?